Ma allora improvviso muore il presidente del tribunale di Pesaro, Giuseppe Fanuli. Nasce un patto di vigilanza sui fondi PNRR in arrivo a Pesaro. Tappa Pesaro della barca a vela più grande del mondo. Nuova vita per la biblioteca Cinque Torri intitolata a Umberto Spadoni. Di Pesaro parte la seconda avventura di Sassarini, allenatore bianco-rosso. Buonasera, ben ritrovati. Questo è il nostro telegiornale di oggi, giovedì 7 luglio, che apriamo con un lutto improvviso che ha colpito la giustizia e l'avvocatura pesarese. È infatti morto in seguito a un malore il Presidente del Tribunale di Pesaro, Giuseppe Fanuli. Decesso avvenuto nella notte nell'abitazione del giurista che aveva 66 anni e vi stiamo mostrando alcune sue recenti immagini che si riferiscono a un nostro servizio andato in onda appena una decina di giorni fa in occasione della festa annuale della Guardia di Finanza. Una perdita improvvisa che colpisce non solo Pesaro dove Fanuli era presidente del Tribunale dal dicembre 2017 ma tutto il mondo della giustizia marchigiana. Piemontese di Tortona, Fanuli era diventato marchigiano d'adozione per la sua brillante carriera giuridica da sostituto procuratore a Macerata fin dagli anni 90 e poi alla sezione penale del Tribunale di Fermo e alla Corte d'Appello di Ancona prima del trasferimento a Pesaro. E proprio la Guardia di Finanza e la procuratrice Cristina Tedeschini, che abbiamo appena visto in queste immagini, sono stati protagonisti questa mattina della firma di un protocollo d'intesa che rafforza le azioni di vigilanza sulla possibilità di frodi e illeciti in vista dei tanti fondi PNRR in arrivo nel territorio pesarese. L'obiettivo è tenere la guardia alta perché nessuno ha eh, anticorpi sufficienti per evitare infiltrazioni malavitose, frodi e a maggior ragione in un momento storico come questo dove stiamo portando in città investimenti pubblici mai visti. Siamo arrivati a 1 miliardo e 700 milioni di euro tra investimenti di ferrovie, demagno, comune e eh, autostrade che ricadono nella nostra città e questo protocollo che firmiamo con la Guardia di finanza e la procuratrice della Repubblica è un modo preventivo per dire non ci provate neanche. Non ci provate neanche perché qua c'è un'amministrazione comunale integerrima e perché abbiamo una collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura che ci consente di prevenire il più possibile questi fenomeni. Ovviamente questo non è, non è diciamo, eh, dato al 100%, però oggi siamo più forti per contrastare qualsiasi forma di illegalità. È importante ovviamente un presidio costante, importante, imponente e la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, a me piace definirla forte vocazione sociale proprio per manifestare appunto la vicinanza verso il contribuente e l'imprenditore onesto e corretto, ovviamente sta ponendo in essere tutti i presidi eh, eh, possibili per fare in modo che queste risorse vadano destinate ovviamente per le cause nobili che prevede l'Unione Europea. Impedendo quindi e soprattutto prevenendo qualunque forma di frode o di malversazione. E noi siamo pronti. Questo protocollo serve appunto ad aumentare il flusso di informazioni a nostra disposizione. Ovviamente non è l'unico, noi disponiamo di banche dati anche abbastanza performanti oltre 100 banche dati che vengono messe a sistema da un'unica dorsale informata. Un'unica dorsale informatica e inoltre tutta l'attività informativa che svolgiamo quotidianamente con le nostre pattuglie, e le varie attività di indagini di polizia giudiziaria, ovviamente sono la testimonianza concreta dell'importanza che ci stiamo mettendo. Il mio ufficio è fondamentalmente anche un grande presidio di legalità, per cui partecipare a tutte le azioni che si possono mettere in campo per agevolare il buon fine delle iniziative governative dirette a dare una mano al Paese in una situazione economica come quella attuale, direi che è assolutamente prioritario. Altro protocollo d'intesa, ma di altro genere, è quello che da ieri ufficializza le risorse e il piano di lavori per il trasferimento della Questura di Pesaro negli spazi della caserma Cialdini del Monte. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, non ha usato tanti giri di parole. È stata una giornata storica come storico il protocollo siglato ieri sera che ha messo allo stesso tavolo il primo cittadino, il prefetto Ricciardi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini e la direttrice dell'Agenzia del Demanio Alessandra Dalverme. Il tutto col collegamento in videoconferenza del ministro dell'interno Luciana Lamorgese una convergenza nazionale e ministeriale di un impegno su Pesaro che stanzia 15 milioni di euro per risolvere una criticità decennale della città e delle forze dell'ordine, quello della nuova questura. È stato scelto il sito, ovvero 4.000 metri quadrati della caserma militare Cialdini Del Monte, lo stanziamento, e ora si punta al trasloco entro il 2024, come auspicato dal colpo di reni impresso dall'Agenzia del Demanio. Noi faremo di tutto per dare questa nuova questura alla città il più presto possibile. Il tema è la difesa del suolo, cioè quanto suolo c'è inutilizzato. No? Cioè noi abbiamo puntato a questa caserma per far sì che utilizziamo del suolo inutilizzato. No? E... Al contempo, sviluppiamo la città perché facciamo lavori, facciamo lavori in un'ottica green, sostenibile. Questo è il nostro nuovo motto dell'Agenzia: sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Ricci ha sottolineato come i 15 milioni della Questura siano la punta dell'iceberg, una pioggia di 39 milioni e mezzo che stanno arrivando su Pesaro. Il demanio, voglio ringraziare la dottoressa Dal Verme per questo, investe nella nostra città. 7 milioni, per Roca, 7 milioni e mezzo per Rocca Costanza e l'abbiamo già verificato. Il polo qui per il MEF, per gli uffici del, del Ministero, Palazzo Ducale, l'ex tendenza di finanza, sono 9 milioni e mezzo. 15 milioni per la Questura. Più 7,5 e mezzo di intervento all'interno della caserma per sistemare alcuni beni che invece servono alla caserma militare. Fate la somma, quindi, stiamo parlando di una giornata davvero storica per la città e di un impegno mai visto da parte dell'Agenzia delle Mani nella nostra città. La firma del protocollo è stata però preceduta dall'indignazione dei sindacati di polizia per una nuova questura pensata per 4.000 metri quadrati, quando secondo le valutazioni ne servirebbero 7.000. La serata ha però lasciato intendere che si sta già lavorando all'ampliamento alla massima petratura possibile. La caserma militare è sempre stata individuata come un luogo ottimale da 30 anni, sembrava impossibile, adesso che è diventata realtà si vanno a fare le pulci. Fra l'altro, il direttore regionale ah, sta lavorando sulla massima superficie possibile, che mi pare siano circa 6.000 metri 2 Quindi, basta polemiche. Basta polemiche e per favore insomma, evitiamo sempre di fare i piccoli provinciali anche quando otteniamo cose storiche per la nostra città perché sono poche le città in Italia che hanno un investimento del demanio di questo tipo. Il ministro Guerini ha invece sottolineato la trasversalità di benefici dell'operazione. Un protocollo importante per la città, importante anche per la, per la difesa, consente... Al 28 Reggimento nel cedere alcune strutture di avere in cambio la riqualificazione di altre strutture che sono utilizzate dal Reggimento e credo che sia anche una risposta ad un'esigenza del Comune di Pesaro di collocare i locali dalla Questura, quindi credo un'operazione molto positiva per entrambi. Eh, la difesa sta facendo molte di queste operazioni in giro per l'Italia, io ho cercato di promuoverlo forse anche perché... Essendo stato sindaco so cosa significhi per le comunità locali avere questi spazi che magari non vengono utilizzati del tutto perché sono, stati, sono spazi che sono stati pensati in fasi diverse dall'attuale. Noi abbiamo l'esigenza come difesa di razionalizzare la nostra presenza qualificandola sempre di più e questo può consentire di mettere a disposizione aree che sono importanti per le comunità locali e il caso di Pesaro è un caso emblematico in questo senso. Dalle firme ora si passerà agli interventi. Entro il 2024 avremo la nuova questura, fasizzeremo l'intervento perché abbiamo più di un intervento qui a Pesaro e nell'insieme noi dovremo lavorare per quattro anni. La visita di ieri a Pesaro del ministro Guerini è stata anche preceduta ieri da una tappa in Baia Flaminia in occasione dell'intitolazione del parcheggio di via Belgrado ai caduti di Nassiria. Vediamo il servizio. Sì. È partito da Baia Flaminia il mercoledì a Pesaro del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ministro che assieme al sindaco Ricci e alla benedizione dell'arcivescovo Sandro Salvucci ha intitolato il parcheggio di via Belgrado Largo Caduti di Nassiria. Lo ha fatto svelando una stele sulla quale sono incisi i nomi delle vittime militari e civili del 12 novembre 2003 e le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella un gesto della memoria che per il Ministro è quanto mai presente nell'impegno e nell'attenzione verso i conflitti attuali. Sicuramente c'è il sentimento di commozione nei confronti delle, dei caduti, dei, dei caduti di tutte le guerre. Quando ci parliamo di caduti parliamo di vite spezzate, parliamo degli effetti drammatici dei conflitti, delle guerre e quindi questo ci deve spingere a lavorare perché si trovino le soluzioni diplomatiche ai conflitti anche in un momento così difficile e così complesso come il conflitto generato dall'aggressione russa all'Ucraina. Noi stiamo sostenendo l'Ucraina, ma dobbiamo a fianco a questo sostenere e rafforzare tutti gli spazi di soluzione diplomatica su cui anche l'Italia è impegnata nei consensi internazionali ma anche nella propria azione. Nassiria è il passato, ma il Medio Oriente resta il presente di molte missioni italiane. Noi siamo impegnati in quella, in quella regione, eh, con, anche con le nostre forze armate, con l'impiego dei nostri militari. Voglio ricordare che siamo un contingente molto significativo in UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano, eh, dove abbiamo avuto per, negli ultimi tre anni e mezzo il comandante. Eh, siamo, abbiamo assunto da poco il comando della missione NATO in Iraq, dove siamo presenti con numeri significativi. Siamo presenti in Kuwait, eh, abbiamo una, un impegno molto forte per la stabilizzazione di quell'area, per il rafforzamento delle istituzioni di quell'area, eh, perché è fondamentale per i nostri interessi di sicurezza. Quell'area si proietta sul Mediterraneo, che è il centro nevralgico dei nostri interessi, anche degli interessi di sicurezza, su cui. L'Italia è fortemente impegnata sia con il proprio strumento militare che con l'attività economica, diplomatica, commerciale, culturale, di incontro tra i popoli. L'immagine che vi mostriamo ora si riferisce a un intervento dei vigili del fuoco di Montecchio che questa mattina hanno liberato un cane di razza Jack Russell rimasto completamente incastrato in un intercapedine fra un terrapieno e un solaio in cemento armato. La squadra dei vigili del fuoco ha rimosso la terra con un badile cercando un pertugio che ha consentito di afferrare e liberare il cane che è stato riconsegnato ai proprietari. A cinque anni dalla scomparsa del sindacalista Filiberto Gargamelli, domani venerdì 8 luglio alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano, la CGL provinciale organizza un incontro con Don Luigi Ciotti e Ivan Pedretti, segretario generale del sindacato Pensionati CGL. Il fondatore di Libera, Don Ciotti, e il segretario nazionale SPI CGL, Ivan Pedretti, interverranno alle 10.45 in una conferenza. Proprio in quella fattoria della legalità che Filiberto Gargamelli aveva contribuito a fondare e a sviluppare come bene confiscato alla criminalità organizzata, assieme al sindaco di Isola del Piano, nonché presidente della provincia Giuseppe Paolini. A Rio Salso di Tavuglia è stato inaugurato il nuovo percorso fitness intorno al campo sportivo. All'inaugurazione, oltre alla giunta della sindaca Francesca Paolucci che ha finanziato i lavori. Con 50.000 euro anche la società calcistica Valfoglia che si occuperà della manutenzione dell'area fitness. È stata realizzata una pista pedonale perimetrale all'impianto sportivo lungo la quale sono state create 5 piazzole di allenamento con attrezzature per il fitness e un'apposita area yoga. Manca solo un mese al ritorno di The Magic Castle a Gradara, uno degli eventi più attesi dedicati ai bambini, che si terrà il 7, l'8 e il 9 agosto, con il borgo di Gradara invaso da creature straordinarie provenienti dalla fantasia di grandi artisti internazionali. Fin dalla sua prima edizione nel 2014, The Magic Castle, Gradara, è diventato un appuntamento estivo imperdibile per tantissime famiglie. Dopo due anni, in versione ridotta dovuta alla pandemia, è pronta quindi a tornare in tutta la sua meraviglia eh, con la direzione artistica di Marcello Franca. Ed ora cambiamo argomento, stupore e curiosità oggi al porto di Pesaro, quando al largo della costa è stata ancorata la Royal Clipper, vale a dire la barca a vele quadre più grande al mondo, con i suoi 134 metri di lunghezza. 5.200 metri quadrati e 45 vele disposte su 5 alberi. La Royal Clipper è una nave da crociera costruita in Polonia da una compagnia svedese che in questi giorni è in crociera nelle acque dell'Adriatico e oggi ha fatto tappa a Pesaro, ormeggiando a largo e trasportando i turisti al porto attraverso una navetta tender. Ed ora parliamo di un altro luogo della città di Pesaro che si riqualifica, si tratta della biblioteca Cinque Torri, completamente rinnovata ed da oggi intitolata alla memoria del docente pesarese Umberto Spadoni. Vediamo il servizio. Con le aule completamente rinnovate che rendono maggiormente confortevoli gli spazi dedicati agli studenti di tutte le età, fa sì che la biblioteca Cinque Torri, d'ora in avanti, guardi al futuro con tanta fiducia. Dopo un percorso di aggiornamento di circa due anni, oggi sono state presentate al pubblico le novità della struttura bibliotecaria. Questa è la biblioteca storica della, della città di Pesaro, perché comunque nasce negli anni 70 e solamente due anni fa è stato deciso di rinnovarla, sia fisicamente, strutturalmente, rinnovando totalmente la sala studio, ma anche rinnovando ovviamente la collezione della biblioteca, e proprio rinnovandola con i libri, i fumetti, i novel, dandogli una nuova identità proprio per la città, per questo quartiere. Siamo in un punto strategico un po' della città perché siamo davanti a un campus scolastico con tantissimi ragazzi dai 14 anni ai 19 che appunto noi vogliamo diventare un punto di riferimento anche per loro. E, appunto abbiamo rinnovato la collezione proprio pensando a loro, pensando a questa fascia d'età, abbiamo creato una nuova sezione proprio adolescenti che mh, vuole soddisfare le loro necessità e i loro bisogni e la grossa novità che vogliamo portare è soprattutto in, anche invogliare e istruire e formare i nostri utenti anche sulla lettura digitale questa è una cosa che ci vuole contraddistinguere. L'aula studio ampliata e rinnovata con nuove tecnologie e dispositivi in grado di essere più efficiente ai suoi utenti è stata intitolata Prof Umberto Spadoni, indimenticato docente di storia e filosofia al liceo scientifico. Il progetto della nuova biblioteca 5 torri, rivolto all'innovazione ma con uno sguardo ancorato al passato, è un importante risultato ottenuto anche grazie al supporto del Comune di Pesaro. Un lavoro abbastanza lungo che ha accompagnato anche i mesi di chiusura per il lockdown, quindi abbiamo approfittato di questo mesi in cui la biblioteca, grazie agli operatori, alle operatrici, ai volontari anche della protezione civile, non ha mai fermato la propria attività. Anche portando i libri a casa personalmente agli anziani, ma ora riapre con un restyling importante, innanzitutto l'ascensore che mancava per renderla completamente accessibile, ma anche eh, sostanzialmente il raddoppio delle postazioni studio, fondamentale perché eh, anche prima del lockdown c'era tornata molto la tendenza dei ragazzi a studiare dalla propria città piuttosto che dalle sedi universitarie e quindi serve molto più spazio per poter fare in modo che si possa studiare non per forza a casa da soli ma assieme in una situazione diciamo, anche, anche comunitaria e di, e di scambio. Continuiamo a parlare di eventi perché dopo la tappa di Cogli al Metauro e quella che c'è stata a Monbaroccio, sabato 9 luglio a Cartoceto si conclude Conterranea, questo format che ha portato alla scoperta dei prodotti tipici, delle storie, della musica e della cultura dei comuni che appartengono all'area eh, DOP della provincia, chiaramente dell'olio DOP. L'ultima tappa ci viene illustrata dal sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Chiudiamo con una notizia di sport perché proprio oggi la Vispesaro ha ufficializzato e presentato il nuovo allenatore. Stiamo parlando di Davide Sassarini che in realtà torna sulla panchina biancorossa a cinque anni di distanza. Mister, cinque anni dopo si torna a Pesaro, l'hai fatto notare, l'hai fatto capire anche in conferenza stampa un pezzo di tuo cuore è sempre rimasto qui. Però è stata un po' spiazzante questa chiamata rispetto a quelle che erano le tue idee alla vigilia. Sì, è stato un fulmine a ciel sereno, un momento inaspettato perché comunque sì avevo altre strategie sul mio lavoro, su dove sarei dovuto andare e nel momento in cui mi ha chiamato la Vispesaro non c'è stato un attimo di esitazione sul, su quello che... Che per me insomma, rappresenta la città, i tifosi e poi in secondo luogo la, la scoperta di una società che è lungimirante, attenta, un presidente che è, è tra virgolette visionario con, con, con genialità. E tutta Pesaro, tutti i tifosi pesaresi ricordano la VIS 2016-2017, le chiedo quanto è cambiato Sassarini in questi cinque anni. C'è stata una contaminazione di, di esperienze avute e, sta, e ci sarà anche una differenza perché quella era la Serie D e questa è la Serie C? Ma sì, ci sono stati tanti anni. Faccio l'esempio la metafora delle auto: no? le auto si evolvono nel 2016, erano un tipo, nel 2022 sono di un'altra, ma rimangono con le stesse caratteristiche. Noi avremo le stesse caratteristiche, gli stessi principi, la stessa identità. Vogliamo insomma, provare a, a far. No, a fare le nostre partite a nostro modo, provando a giocare, provando insomma, ad avere la palla, dovendo chiaramente aggredire con maggior veemenza gli avversari, perché se vuoi la palla devi essere più cattivo di loro. Queste saranno le caratteristiche che vogliamo e poi dopo non dobbiamo porci i limiti, dobbiamo lavorare a testa bassa dal primo giorno, dal primo minuto, dal primo secondo di allenamento. Pensando che alla domenica vogliamo essere protagonisti in questo modo, poi è chiaro che i risultati fanno parte di, di un altro aspetto, ma spesso poi vanno di logica con come hai lavorato e come hai com partorito la partita. Ecco. Con l'impegno, la dedizione, l'ambizione, ma soprattutto con l'impegno, perché la gente viene... tanta gente insomma viene da... da, da, da da cose semplici e quindi noi dobbiamo attraverso le cose semplici che sono poi la determinazione, la voglia di, 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 fare, di fare la partita: noi attraverso grande sacrificio, grande, grande voglia di, di fare la partita con la palla e nei momenti senza palla di volerla riconquistare, di avere attenzioni Quindi questa è, quando la gente vede impegno. Mi ricordo una partita che perdemmo a dicembre. Mi ricordo mi sembra fu fermana, eh, vi spesero fermana 0-1, la gente ci applaudì perché aveva capito che avevamo dato tutto, dobbiamo, dobbiamo, far dobbiamo far quello poi è chiaro che i risultati poi e, 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 ti, ti ripagano anche, insomma, perché le prestazioni poi vanno anche di pari passo con, eh, con i risultati. E questa era davvero l'ultima notizia, prima però di salutarvi, voglio ricordarvi gli appuntamenti su Rossini TV, a partire da quello in prima serata di questa sera, 21:20, la prima parte di questa gara, questa impresa ciclistica è portata avanti da Zico Pieri Everesting sul Monte Petrano. Poi vi diamo appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa, in diretta alle 7.20 saremo sul canale 80 e anche sul nostro sito in streaming e sulla nostra pagina Facebook e anche chiaramente sulla nostra applicazione. Vi ricordiamo che domani è venerdì e così come tutti i venerdì continua il nostro appuntamento con Don Marco di Giorgio e la sua lettura e il commento al Vangelo della domenica. Domani alle 17.30 in replica anche sabato e domenica. Grazie per averci seguito come sempre e buona serata a tutti voi.